Matteo Salvini è imprescindibile per la Lega. Matteo Salvini ha preso la Lega al 2%, l'ha portata a più del 35% e tutti i leghisti devono ringraziare Matteo Salvini per lo sforzo che fa, per quello che ha fatto e per quello che sta facendo. E quindi io credo che se c'è una persona che ha dimostrato che gli interessi dell'Italia si possono fare in ogni contesto, questa persona si chiama Matteo Salvini e sta pagando sulla sua pelle con due processi e probabilmente tra qualche giorno dovrà ritornare in Sicilia, a Palermo, nell'aula bunker, perché ha difeso i confini dell'Italia. Sarà sempre lui il leader della Lega, qualunque sia il risultato della Lega alle europee? Certo. Matteo Salvini, a parte che il risultato della Lega alle europee sarà un ottimo risultato e lavoreremo tutti da nord a sud per fare in modo che questa Europa cambi. E Matteo Salvini credo che sia il perno della Lega, lo era ieri, lo è oggi e lo sarà domani. Un ottimo risultato, doppia cifra comunque. Un ottimo risultato, sì, l'obiettivo è quello di superare il Movimento 5 Stelle. Ecco, la nostra sfida è quella di dare agli italiani una proposta più credibile rispetto all'assistenzialismo e al reddito di cittadinanza. L'Italia ha bisogno di lavorare, di crescere, di poter permettersi il diritto alla mobilità, alla viabilità. Il Movimento 5 Stelle è il partito del no, è il partito del reddito di cittadinanza, è il partito dei soldi a chi non lavora. Noi vorremmo un'Italia che lavora, dei giovani che possano mettere a disponibilità le loro competenze, le loro capacità e il loro talento. E quindi il nostro obiettivo è quello di dare un'alternativa rispetto a delle politiche assistenzialiste proposte dal Movimento 5 Stelle. Vi misurate su 5 Stelle, non su Forza Italia, non su Fratelli d'Italia? Ci misuriamo sui partiti della coalizione, ripeto, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte perché gli italiani vogliono un governo coeso. E quindi la nostra sfida non è sui partiti della coalizione, la nostra sfida è su quelli che propongono idee alternative rispetto a questo governo.